L'unica cosa che servirebbe, ragazzi miei, è trombare sul serio. Allora, abbiamo qui in collegamento, penso, uno dei più grandi puttanieri italiani. Lui stesso l'ha dichiarato come nella top. Ha detto sempre nella top assoluta. Dalla sua casa di Piazza Limonda, Genova, uno dei più grandi manager del moto mondiale delle moto, Carlo Pernalt. Buonasera, buonasera. Ciao ragazzi, sono in quarantena. Meno male, Giovanni, che non c'ho la moglie. Sono Giuseppe, Giuseppe, sì, vai. Giuseppe, perdonami. Vabbè, succede, succede. Non succede, sai, in questo momento di quarantena perdi anche nomi, cognomi, indirizzo. Non ho capito, meno male che non c'hai la moglie, perché? E se no sarei al 41 bis, perché secondo me se sei in casa con la moglie è un 41 bis. Ma 41 bis, ma altro che 41 bis, ma è come stare, è peggio del 41 bis, 41 bis senza manco la possibilità di quelle poche cose che ti dà il 41 bis. Bravo, secondo me anche senza. Dunque sei da solo, a Piazza Limonda, Genova, Sì, sì. Ora io dico, uno come te. Piazza Limonda, bellissimo lì. Uno come te, però Carlo, uno come te, che ha, come dire, la sua... Come dire, no, non so come dirlo. Sì, che più volte ha detto: io sono un puttaniere, mi metto la medaglia, non me ne vergogno, eccetera, eccetera. Certo. Grande frequentatore di bordelli in tutta Europa, eccetera. Assolutamente. Ma come cazzo fai in questo periodo? La domanda è proprio arrangiato. Da amico. No, da... no, da amico. Io mi sono arrangiato, nel senso che ho delle mie amiche che mi vengono a trovare. Ci mancherebbe beh, anche. Amico! Attenzione, fermo. Uso la mucchina, ragazzi. Ma che non è un problema. In che senso usi la mucchina? Vabbè, ma dove la mette la mucchina? Scusi. Indovina un po' dove la metto. Secondo lei dove la metto la mucchina? La metto nella, non voglio saperlo, brucia se la mette lì. Cioè, non ho capito. Brucia se la mette lì. Vai, no, pazzo, mi stai dicendo. È un sadico. Aspetta. Tu mi stai dicendo. Mi stai dicendo che prima. Aspetta, Carlo. A parte che Carlo Pernalt non gli può dire questo è pazzo. Anche se lo so chi è Carlo Pernalt, se è Carlo Pernalt, no, è pazzo, infatti uno no. Che mette la mucchina nella vagina e lo dice alla madre della Confindustria, per me è un pazzo. Cosa vuoi che ti dica? Attenzione, Prezzo, io ho detto mucchina per non dire quel gel di mucchina, non la mucchina per lavare i pavimenti, non è che sia pazzo del tutto. C'è un gel no, di mucchina. È pazzo comunque. Ma non è vero. Ma allora, fammi capire bene. Innanzitutto, riavvolgiamo il nastro, caro Carlo. Allora, tu stai dicendo, io non posso stare in qualche modo ogni tanto senza farmi una scopata. Troppo tempo. Certo, troppo tempo. Certo. E dunque ti sei arrangiato. Cioè, hai dei numeri fissi, delle persone, immagino sudamericane, dato le tue, insomma, no? Le tue... Sì, diciamo la maggior parte sudamericane, però anche qualche... Diciamo indonesiana esiste ancora qua, thailandese, cioè, indonesiana. Ah, come thailandese, indonesiana. Cioè, diciamo la classifica, là è latinoamericana. Là è oltretutto, mamma mia. È chiaro che non è che scopi, come si dice, perché è imbarazzante, si usa la leccata, che è una cosa normale. Beh, quella però, quella potrebbe essere anche la leccata, potrebbe essere anche, alcuni dicono di sì, altri anche su questo c'è una grande discussione, cioè il rapporto sessuale può contagiare o no, alcuni dicono di sì, altri no, ma certo, l'incontro tra due persone, sì, come fai a essere sicuro che questa qua, che tu hai invitato a nottetempo a casa tua, pagando, non abbia il Covid? Spiegami. Ti ho detto perché io ci metto il gel di mucchina che non brucia, disinfetta, e sono convinto da parte mia che questo possa funzionare. Un mio amico diceva, per non metterla sullo scurile, che la lingua è la cassa di risparmio dell'uccello, dicevo un mio amico. In questo momento bisogna usare questa cassa di risparmio. Però scusa, il contatto fisico c'è comunque con questa persona, non c'entra niente il rapporto sessuale, cioè tu fai arrivare questa persona e comunque hai a che fare con questa persona, non la puoi tenere a distanza di un metro questa persona qua. Ho capito, ragazzi, hai ragione, però io francamente di questo... A parte che io quando vado fuori uso la mia mascherina, esco mezz'ora al giorno come i carcerati. Va bene. Io in casa sono pulito, ho pulito tutto, questa che viene io le conosco. Cioè sono persone... Sì, sono anche amiche oltre che latinoamericane, per cui io ritengo che si possa fare, sto benissimo, anzi sto sempre meglio. Ma misuri la febbre? Misuri la febbre a queste persone? No. Misuro febbre, sto benissimo, no, loro no, ma le misuro a me, poi loro me ne frego. Ti dico, io sono molto egoista, probabilmente è un difetto, non è un pregio, a volte è un pregio, a volte è un difetto, io uso questo, sto bene, ho una stecca di bottiglie di mucchina gel. È chiaro che io due volte alla settimana bisogna che lo faccio, abbiate pazienza, tanto se dopo domani, ragazzi, bisogna vivere la giornata, il tempo non passa, il tempo arriva. Questo è vero, ragazzi. Parliamo, allora c'è anche questo elemento qua. Allora, Carlo Pernalt dice: no, che perché voglio dire, ma quando le fai venire? Di no? Non capisco. Ma lui rischia, ma no, di suo, rischia di suo per la sua storia, per quello che lei rappresenta. Però l'idea di far venire a casa delle ragazze, anzi, più ragazze. In una condizione come questa, sparagli la mucchina lì dove ha detto lei per come dire, soddisfare i suoi bisogni di animale, perché non può leggersi non un bel libro
non può. Uomo. Non da animale. Siamo tutti magari uomini, però animale. Magari leggiamo un libro in più, guardiamo una serie di Netflix, guardiamo una serie su Amazon, La capisco, non è che io sto 24 ore a leccare, a scopare, ci sto... Ormai a 71 anni ci sto anche 40 minuti, è già un bel colpo. La sessione dura 71 anni, ma che ti dice il cervello? A 71 anni metti tutto in pace. 11 ore, chiudi la Claire, chiudi la Claire a 71 anni. Lo sai quanti libri leggo? Io leggo due libri alla settimana, di tutti i generi, dallo spagnolo all'inglese. Quindi a me sulla cultura nessuno mi può dire niente, perché conosco tutti gli autori, mi piace. No, ma figurati, dico che a 71 anni potresti far passare sta mania e magari dedicarti, che so, alla cucina. Anzi, secondo me questa mania va ancora più avanti. Ma scusa, ma se a 71 anni questo qua vuole ancora chiamare e leccare la figa, potrà essere padrone di farlo? Ma io non ho capito. Sarà un bel ricordo. Adesso fermo un attimo, c'è un minuto. Fra un minuto, Carlo, ti invito io a un gran premio con me e verrai a vedere cosa vuol dire. Quando si tornerà? Quando si tornerà? Cambi registro, te lo dico io. Allora, fermo un attimo, tra un minuto mi descrivi la scena, però in maniera, diciamo, alla tua maniera. Cioè, tu chiami, la persona si presenta e poi che cosa succede? Fermi tutti. Io però, caro Carlo, l'utilità della mucchina nell'organo femminile della prostituta che viene a casa tua. Parliamo di gel, non la mucchina dei pavimenti. Sì, gel. Vabbè, certo. Fai partire tutto. E quello fai bruci. Fai partire tutto. Ma che parola è? Fai partire tutto. Vabbè, partire tutto è un modo di dire, Parenzo. Fai partire tutto. Sai come sempre precisino. Però voglio dire, due gocce di ammuchina, nel senso gel, naturalmente, quello che si usa adesso. A cosa cazzo serve sulla figa una cosa del genere? Secondo me la sterilizza in parte, la rende inoffensiva con questo virus. Ma secondo me no, perché basta dei dirigenti della Confindustria, guarda. Dei nuovi dirigenti. Io sono dispiaciuto e rammaricato. Sì, sono dispiaciuto e rammaricato. Dei nuovi vertici. Ai quali non farei in questo contesto i migliori auguri. Chiedi scusa tu ufficialmente al signor Bonomi. Presidente Bonomi, appena nominato, peraltro, immagino che stasera lei abbia acceso la radio, la sua radio, peraltro, per capire quali sono le ultime news in materia di MES, temi importanti, coronavirus, l'apertura delle aziende, von der Leyen. E invece io le devo chiedere scusa sinceramente, guardi, perché quello che stiamo ascoltando ora, io le assicuro davvero, non ci conosciamo bene. Non c'entro bene, niente. Ma io non avrei mai... Non c'entro niente, è difficile da dire, perché se lei sta là... No, è difficile dire non c'entro niente, perché sta qua, se no dice perché sto qua, quindi cosa vuole, condivido questa sorte, ma le assicuro che io non affronterei questi temi, magari non li affronterei in questa maniera, peraltro, con un signore che dice di utilizzare la mucchina per questi suoi porci comodi. Pernat fa girare l'economia, Pernat. Altro che fa girare. A me fa girare caro, un'altra caro cosa, Pernat. Io conosco molto bene i Bonomi, perché faccia così, ma non dica il mio nome, lasci stare. Posso dare una consiglio? Perché dici Carlo? Torniamo alla materia di sua competenza. Il papà era proprietario della Ducati, quindi io l'ho frequentato parecchio. Benissimo. E i figli erano appassionati di moto. Ottimo, metta una buona parola con noi, non so se questo sarà una scriminante. Io credo che ci sono varie domande che vengono dal mondo degli ascoltatori. La prima è questa: un mio amico mi chiede, dunque lei non usa il preservativo quando tromba? Sto usando la lingua che è la cassa di risparmio dell'uccello, una cosa diversa. Cioè non stai utilizzando, cioè non trombi con queste qua che hai portato? No, conosco. Ma perché non trombi, scusami? Ma perché questo non lo sto facendo, probabilmente perché sono anche abbastanza messo in quarantena, quindi non ho le forze di farlo, probabilmente. Cioè non ti va, cioè inviti queste persone e le paghi esatto, naturalmente. Vabbè, sicuramente, alcune meno, sono anche amiche da lunga data, per cui insomma so con chi vado, onestamente, per cui... Dico la verità. Grande cunilingus. Ma non ci vedo niente di strano. No. Cioè, ragazzi, oggi. Ma non ho capito. Altra domanda da una mia amica. Possibile 40 minuti di cunilingus? Sì, ma perché è bilaterale. Nel senso che
è metà per uno, ragazzi, mica solo a soddisfi uno, 40 minuti in tutto, dici, 40 tutto, minuti. Ora non è che di cronometro, però, vabbè, insomma, però più, so, o meno, più o meno così, però voglio capire su quel livello lì. Sì, però voglio capire una cosa, perché alla fine uno come te non c'è la trombata, perché non te ne frega più niente, perché va bene così? In questo momento sono dalla parte di Parenzo, penso che ho parlato con i miei amici dottori, magari sono dottori putanieri come me, attenzione, sì, allora? Magari mi hanno detto che questo si può fare, il resto è meglio di no. Allora io ho seguito quello che mi dicono i miei referenti che ne sanno più di me. Cioè, ma questo per il Covid, dici? Per il Covid? Beh, penso di sì, ho paura di sì, paura di sì, questo mi hanno detto. Ma oltretutto oggi questa è una funzione importantissima. Ragazzi, ma la gente, come diciamo a Genova, ciocca fuori di testa a stare in casa. Se non si leva seme ritenuto, come dico io, è un bel casino, ragazzi. Io spero che da queste macerie, e ci usciremo, finalmente si riapriranno le case chiuse. Con un certificato di... Non lo so, speriamo, Carlo, non sono così ottimista. Ma per forza, ma come no? Ma è inevitabile, anzi sarà anche un bene, perché ci saranno i certificati dove verranno visitate e andranno a fare. Purtroppo questo è un mestiere che è nato con Adamo ed Eva, è inutile che stiamo qui a romperci le scatole. Le più grosse guerre, le più grosse cose sono state fatte fare dalle donne, Elena di Troia, c'è sempre di mezzo una donna. Dietro è inutile che stiamo lì. Questa è la storia, è la verità. Poi dopo ognuno la può pensare come vuole, rispetto a Parenzo che la pensa come vuole, certo. Ma secondo me nella vita c'è una marea di ipocrisia. No, ma non c'è dubbio. Senti un attimo, io voglio capire una cosa. Tu allora chiami queste persone qua, e queste persone non potrebbero farlo, però vengono lo stesso a trovarti. Sì, cioè sì, attraversano nottetempo oppure durante la giornata, pure, non lo so. No, prendono il taxi, è sempre una cosa notturna. Taxi. Serale. Ah sì, con taxi, taxi, però effettivamente è una buona scusa il taxi, perché naturalmente nessuno controlla. Assolutamente. Do un suggerimento, con i taxi messi di dietro, nessuno ecco, adesso, nessuno adesso che l'ha dato pubblicamente controlleranno, bravo, un genio, controlleranno, questo, bravo. Pazienza, ma non è che potranno controllare tutti i taxi che sono in la tua preferita, dai. Qual è? Sudamericana, di che nazionalità? Assolutamente è? Colombiana, argentina. Colombiana o argentina? Colombiana, sì, argentina. Sì, in ordine alfabetico, ma direi argentina. L'una sa dell'altra, cioè questo giro di ragazze sanno l'una dell'altra o no? Non sono gelosi, non sono gelose fra di loro, non sono le fidanzate, quindi anzi secondo me più. Ma io non capisco perché delle ragazze dovrebbero andare con questo 71enne arrapato qua. Io questo non capisco, questa è l'unica cosa che non capisco. Si vede che ma no, quello sicuro, ma non basta quella roba lì, ma non è che vengano lì per le perché le paga alla fine. ABC sono simpatiche, stanno bene in compagnia. Le paga, non sono amiche allora. Perché chiamarle alcune sì, alcune sì, altre no, dai, le paga. Sì, le paga, certo, ma non hai capito ancora questa storia. No, lui dice amiche, Parenzo, le donne le paghi sempre. Questo. Sì, ma le donne le paghi sembrava sempre, strano. Le paghi con qualche soldo, con allora, un regalo, le come, paghi moralmente. Allora, io ho realizzato in questi giorni una canzoncina dedicata all'escort. Sì, ho fatto un piccolo pezzo con l'amico Pupo. Per Escort Advisor l'abbiamo fatto questo pezzetto per musicale, un rifacimento della famiglia di Cruciani. Sì. Questa è la famiglia di Cruciani. Abbiamo fatto questa cosa perché in questo momento Bernat è un benefattore in questo momento, perché l'economia. No, bravo. Ma soprattutto cosa fa Bernat in questo momento? Dà dei soldi a delle persone che non hanno lavoro. Cioè, queste persone qui, le escort, non è che sono tutte milionarie o guadagnano 10-15.000 euro al mese. Sono anche delle escort, ci sono delle escort che sono degli operai sostanzialmente del sesso, guadagnano 1.500-2.000 al mese a seconda della situazione. Dunque lui, mantenendo viva questa categoria con i suoi pagamenti, non so quanto spendi adesso a settimana durante poca la roba, poca roba, sarai sui 500 a settimana, ci sei o di più, un pochetto di più? Sì, direi di sì, anche qualcosa di meno. Ragazzi, mantiene vive queste persone qua che magari si possono comprare quello che adesso non si possono permettere, magari perché non hanno come, un cliente. Sono d'accordo, ma io infatti questa qua è un'opera. Un'opera di bene, dai, un'opera di bene. E mettere di sé, far volare un albero, hai capito? E poi in qualche modo ti devi svuotare. Tu la masturbazione non la ami, tra l'altro, mi sembra. No, di io non mi ricordo, infatti ne parlavo sempre con i miei amici giornalisti, che ne parliamo ogni tanto, cazzeggiamo, e dico non mi ricordo di avere mai fatto una masturbazione, mai. Non mi ricordo. Ma non ti ricordarti non vuol dire non averlo fatto. Allora, il mio amico Karma mi sta scrivendo, il mio amico Karma mi dice che ti deve portare, grande puttaniere anche lui, ti deve portare al Welcome appena riapre, subito, al Welcome in Austria. Welcome, sicuramente, voi che non lo conosco,
giù a Welcome, era una città sudafricana, se è quella. No, Welcome era Villach. No, in Austria. Sì, no, no, perché ce ne due, perché c'era quello storico pure di Sudafrica, pure a Johannesburg. Sì, ce n'è uno, sì, una residence molto bella con gli inglesi. Incredibile. L'abbiamo trovati anche a Welcome, che è una città incredibile. È una città senza semafori a nord del Sudafrica. Pure ma là, da tutte pure le parti là. Che vai. Pure, ma ragazzi, io dico solo una cosa, e lo dico a Parenzo con molta devozione, certo. Gli voglio bene, è una persona molto intelligente. Sì, ma anch'io le voglio bene, ci mancherebbe altro. Noi stiamo adesso cazzeggiando, ma di cose vere. Sì, no, sì, ma io, certo, io le voglio veramente bene, la considero comunque uno sporcaccione, ma le voglio bene. Andiamo va bene, io la considero una persona per bene, magari un po' anch'io, ipocrita, anch'io, non lo so, non lo so. Sì, perché io voglio dire. Ragazzi, ma se non ci fossero i casini, le case, noi siamo l'unico paese incivile o civile, ognuno assolutamente, di noi ha la propria, assolutamente. Che non ha le case chiuse, ma ce l'hanno in Austria, ce l'hanno in Germania, ce l'hanno in Spagna, che sarà un paese chissà religioso. Che, chissà che il coronavirus dopo crei anche l'opportunità per aprire le case chiuse. Ciao, certo, Carlo, a presto. Dalle macerie nasce tutto. Ciao, ti abbraccio, anche ciao, a voi, ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao, direttore.